15 linea diretta come ogni giovedì insieme alla CGL, CGL risponde, guardate il titolo che abbiamo scelto. Intanto vi presento subito Pierluigi Cacco, amministratore delegato ai servizi di Treviso SRL, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Monica Giomo, direttore della servizi di Treviso SRL, ciao Monica. E Giuliano Maffei, responsabile fiscale, sempre servizi di Treviso SRL, è giusto quel titolo lì? Sì? Lo stavo leggendo, sì. Nuovo ISE 730, ho detto pre-complicato. Pre-complicato, complimenti. Sì, anche noi l'abbia scritto qui. Perché questo qui che ci avete portato oggi, anzi deve farlo vedere lei che è più vicino. Che cos'è questo? Perché vengo, sono, eccolo qua. Questo, se non l'avete, andate nelle sedi della CGL che ve lo danno, è una spiegazione semplice di quello che succede quest'anno per fare la denuncia dei redditi, quindi con... C'è una spiegazione semplice delle cose complicate. È una spiegazione semplice, cosa può fare il cittadino. La prima spiegazione è qui dentro, quindi andate nelle nostre sedi in CGL e fatevelo dare. Questo perché oggi appunto parliamo di nuovo, mi hanno detto che c'è stato un diluvio di telefonate settimana scorsa, ma perché è un momento clou, no? Quindi di queste novità tra 7.30 e il nuovo ISEE, che soprattutto credo di aver capito la cosa più difficoltosa perché cambia di più rispetto all'anno scorso, l'abbiamo seguito in vari capitoli ogni giorno. Come sta andando intanto? Ma la stagione per il CAF, per noi, per il nostro CAF, si presenta molto complicata, anche perché le novità sono arrivate, come dire, con il contagocce, ci sono state anche molte modifiche. Noi insomma siamo pronti, ecco. Quest'anno il cittadino può farsi da solo il 7.30 da casa, è indubbio che se viene dal CAF, visto che poi ci hanno imposto anche il visto pesante, cioè noi rispondiamo di tutti gli errori, compresi gli errori dell'Agenzia delle Entrate, se non ci accorgiamo di quegli errori dobbiamo pagare gli interessi, la multa e anche la tassa del cittadino, insomma. E in virtù di questi cambiamenti il cittadino può farselo da casa con il PIN. Se viene da noi ovviamente deve pagare, paga una quota minima se per caso vuol portare l'autocompilato, si chiama così. Se uno si fa il suo 730 e vuol portarlo da noi per correggerlo, sistemarlo e avere il visto di conformità che costa, perché il visto di conformità pesante abbiamo dovuto fare un'assicurazione che ancora non abbiamo perché le assicurazioni hanno difficoltà, è costoso, quindi anche per l'autocompilato si paga una piccola cifra. Vi faccio una domanda subito, interrompo. Intanto non ho ricordato 0422 427 907, ma è sempre il nostro numero di telefono, quindi chiamate, iniziate a prenotarvi, tra poco sentiamo le vostre domande per dare risposte concrete oggi. Allora, 0422 427 907, però c'è un caso in famiglia, cioè posso dire, apro la busta delle lettere, parla piano, apro la busta delle lettere e trovo Equitalia, quindi terrore assoluto, no? E credo che stia capitando, ho sentito anche ad altri miei amici. Potevi pagare le tasse invece di... No, vabbè, io le tasse le pago per forza, sono dipendente, quindi non è che... Però in famiglia, diciamo, mia mamma si trova questa cosa, una letterina di Equitalia che dice redditi IRP, pagamento dell'IRPEF del 2010. Sì. Essendosi sempre appoggiata a un CAF, cosa succede in questo caso? Se è venuta da noi non ha nessun problema, può dormire tranquilla, gli risolviamo tutto noi. Ma se è andata da qualche altro se nel CAF, 2010 era andata da voi, se nel giusto? 2010 è venuta al CAF CGL, rispondiamo noi di tutto, facciamo i ricorsi, facciamo tutto quello che c'è da fare. Ah, quindi questa se è una cosa da ricordare, regola, utile. Se lei invece non ha pagato le tasse, deve pagarle. Beh, insomma, sì che le ha pagate le tasse, viene. Che ne sai? È mia mamma, insomma, sì che mi ha insegnato che bisogna pagare le tasse. Le mamme certe volte lo contano qualche bugia per fare del bene. Se è andata da qualche altra parte, viene comunque presso i nostri uffici e verifichiamo tutta la documentazione. Magari, per carità, se siamo arrivati a Equitalia, sicuramente dei passaggi precedenti ci sono anche stati. Cioè solleciti, tu intendi qualcosa con degli avvisi da parte dell'agenzia che magari non sono stati risposti. Però, chiaramente, riusciamo un attimo a verificare e magari ci può anche essere, comunque anche se è Equitalia, uno sgravio. Gravio, magari anche parziale, perché con la documentazione si può anche dimostrare eventualmente che quanto da loro segnalato magari non è del tutto veritiero. Ecco, è questo che allora io adesso citavo il caso, ma siccome è successo ad altri. No, è successo a me. Ah, è successo anche a me. Hai pagato le tasse? Io me l'avevo fatto io con l'assistenza di Graziano, perché io mi faccio. Quindi è colpa di Graziano. Lui stava dietro di me, io mi sono fatto il mio 730. A un certo momento mi è arrivata questa lettera, aveva sbagliato Equitalia e è andato tutto a posto. Ecco, questo quindi, che vi volevo dire, che a volte insomma sono anche loro stessi. No, ha ragione Monica, anche se non hanno fatto il 7, prima si scherzava ovviamente.
ma anche se non hanno fatto i 7.30 da noi, vengano le nostre CAF e affrontiamo noi la questione. Esatto, perché sta capitando, insomma, più persone. Allora Monica, cominciamo invece da questa cosa, dal vostro impegno, della campagna fiscale, giusto per poi entrare appunto nel vivo, e la nota che riguarda, tra le varie novità, quelle della delega, anche perché non abbiamo detto prima che ci sono dei tempi, no? Cioè, sì, allora, dici tutto tu. Partiamo un attimo, noi stiamo, come diceva Pierluigi, avviando un po' l'attività per poter dare a tutti coloro i quali si sono rivolti a noi l'anno scorso, ma anche a tutte le persone che intendono farlo magari per la prima volta quest'anno, diciamo, fare in modo che tutto sia in ordine, compatibilmente con, diciamo, le disposizioni che anche a volte giornalmente l'Agenzia Entrate ci dà e ci pubblica. Allora partiamo chiaramente dalla novità della delega, che è questo documento che da quest'anno deve essere in qualche maniera sottoscritto da tutti coloro i quali vogliono presentare il modello 730. La differenza in cosa sta in questo modello? Praticamente una persona può scegliere liberamente se dare delega e quindi mandato al CAF o al professionista abilitato di sostanzialmente ricevere da parte dell'Agenzia Entrate i dati messi a disposizione per quest'anno dalla stessa agenzia, oppure non conferire delega. In questo caso vuol dire che la persona vuole fare la propria dichiarazione dei redditi, non da solo, vuole fare la propria dichiarazione dei redditi, sto parlando sempre di chi si avvale dell'assistenza di un CAF o di un professionista abilitato, senza in qualche maniera usufruire di quei dati messi a disposizione. Quindi è già una prima scelta. E che senso ha, giusto per capire, cioè, la differenza? Allora, la differenza sta, allora, innanzitutto il lavoro che noi stiamo per intraprendere quest'anno come anno sperimentale è quello di sistemare un po' le banche dati. Perché? Perché sappiamo che è un anno sperimentale il 2015, quindi chiaramente l'agenzia che vuole andare in una fase di evoluzione, quindi avvicinarsi agli stati, che chiaramente è un bel percorso impegnativo e sicuramente che non si chiuderà nel giro di un paio d'anni, ma che insomma ci vorrà un bel po' di tempo per mettere e affinare un po' la macchina, diciamo, organizzativa, e vuole sostanzialmente fare in modo di mettere a disposizione la dichiarazione dei redditi completa di tutte le parti ai cittadini italiani. Però chiaramente dobbiamo partire sempre a piccoli step, quindi certo, quello che sarà contenuto in questo, diciamo, flusso per quanto ci riguarda, oppure nel cassetto fiscale per quanto riguarda l'utente, perché più volte Gigi ha ricordato che la persona quest'anno se lo può fare attraverso il proprio PIN e accedere al sito dell'Agenzia Entrate, chiaramente sono dati parziali, quindi l'assistenza nostra è, non dico doverosa quest'anno, ma chiaramente le spese mediche caldamente consigliata, è caldamente consigliata, certo, ma perché anche i dati stessi comunque contenuti nel cassetto oppure nel flusso possono non devono essere corretti, comunque da modificare. Allora Monica, poi ricordiamo le scadenze, quindi sì, altra certo cosa importante, però c'è già una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, con chi parliamo? Sono Neda. Prego, buongiorno. Volevo chiedere una chiarificazione ai signori che sono lì, che io mi trovo nella cosa della pensione una trattenuta addizionale dell'ISPEF del 2014, sia riguardante la regione che riguardante il comune. Sì, volevo sapere come mai, insomma. Signore, in quella di gennaio? Gennaio, febbraio, marzo, tutte uguali. Con di più a marzo c'ho un altro addizionale del comune aggiuntiva, certo, e però vi riguarda l'anno 2015. Ok. Altre domande, signora, perché deve approfittarne, se no? No, e volevo chiedere, siccome mio marito ha sentito una chiacchiera, che può essere vera, non lo so, se io ho una spesa dei denti, c'è un tetto per non avere rimborso? Allora, adesso spieghiamo tutto. Grazie, signora, buona giornata. Grazie a voi. Buongiorno, buongiorno. Quindi due domande. Vado io? Ok. Vai. Allora, per quanto riguarda le addizionali sia regionali che comunali, vengono divise in mensilità, non è che mi vengono trattenute tutto nell'anno di competenza, cioè il 2014 mi va a scavalco col 2015, ho 11 mensilità per cui mi partono a marzo e mi finiscono nell'anno successivo, non è una novità di quest'anno, è sempre stato così, per cui io posso trovarle. Mi sembra una cosa strana, però effettivamente è così il calcolo. Mi vengono a scavalco d'anno. Infatti, se qualcuno cessa prima della fine dell'anno, deve verificare che siano state pagate tutte di quelle, quelle di competenza di quell'anno, eventualmente conguagliarle. Per quel che riguarda le spese dentistiche, tetto, c'è solo il discorso della franchigia, 129 euro, per il resto non ci sono tetti per le spese sanitarie. Ci sarebbe anche la possibilità, volendo oltre un certo limite, mi sembra 15.000 euro, di rateizzarle.
rateizzarle, ma lei chiede quale tetto massimo mi è rimborsabile, diciamo? Non c'è un limite sulle spese sanitarie, fino a capienza. Se io ho una capienza di 2.000 euro, recupero fino a 2.000 euro. Cioè la capienza vuol dire? In base a quante tasse, io non è che recupero soldi a prescindere, cioè non è che lo Stato, l'erario mi restituisce, io ad esempio su 10.000 euro ho diritto a 1.900 euro, mettiamo che siano spese sanitarie il 19% di detraibilità, non è che recupero a prescindere 1.900 euro, recupero un importo fino a coprirmi le tasse e le addizionali che ho pagato io nell'anno, ad esempio, adesso andiamo a fare la dichiarazione per il 2014, fino alla mia capienza, alle mie tasse pagate. Se io ad esempio ho redditi altissimi, logicamente potrò recuperare di più soldi. Di più. È il ragionamento che abbiamo fatto tante volte, che è un po' difficile da capire, ma colpisce in maniera particolare i pensionati che hanno redditi bassi. Sotto i 500 euro. Sì, ma comunque... Quanto è adesso? 5, comunque, praticamente, siccome su ogni reddito... E quindi possono recuperare di meno? Sì, no, non recuperi in realtà, perché siccome su ogni reddito lo Stato ci dà a disposizione una somma che si chiama detrazione, o detrazioni per lavoro dipendente o detrazioni da pensione. Questa somma praticamente va ad abbattere quelle che sono le imposte che io dovrei andare a versare. Quindi chiaramente su un reddito basso in cui le mie detrazioni coprono interamente quello che io devo versare, non vado, per il concetto che spiegava Giuliana, a recuperare nulla. Quindi a volte bisogna comunque, prima di sostenere spese, un altro messaggio che vogliamo dare di suggerimento, prima di sostenere spese, soprattutto anche consistenti, l'abbiamo sempre detto, magari sulla casa, perché tante persone, a prescindere dall'età, sostengono delle spese. Allora, il lavoratore, magari perché ha un lavoro, ha un certo reddito, ha ritenute pari a X euro, riesce a recuperare tutta la cifra che spende. Il pensionato a volte si fa carico di spese per ristrutturare casa, per caldaio o per altro, prima di fare, di sostenere quelle spese, passate presso un nostro sportello per verificare. Ferdinando non ha capito. Allora, sì, Ferdinando, ti spiego. Sì, no, è bravo, visto la mia capito faccia. Il concetto. No, ho visto la mia faccia. No, allora, ti spiego io. Se io ho detrazioni per 1.000 euro, no? E pago 500 euro di tasse, io recupero solo 500. Punto. È chiaro adesso? Perché, diciamo, abbiamo detto che è calibrato sul reddito. Troppo complicato. Cioè le detrazioni non possono superare le tasse che pago. Di fatto gli incapienti, quelli che non pagano tasse, non hanno detrazioni perché quindi non pagano tasse. È una stortura, no? Allo stesso tempo. Cioè ai poaretti, esatto, non c'è la detrazione perché non pagano le tasse. Perché i sepoariti? E su questa cosa avete fatto proposte, no? Abbiamo fatto proteste e proposte. Ci sono, poi aggiungo, in merito, mi attacco alla Monica, se sono spese personali, sanitarie, logicamente possono essere intestate solo a me. Se è per il recupero edilizio, quello che stava dicendo la Monica, non è che io posso recuperare delle spese che ha sostenuto un altro. Se ad esempio ci sono due coniugi, hanno un figlio convivente che ha un reddito da lavoro, magari paga più tasse, può intestarle al figlio. Non è che ci siano altri escamotaggi. Per alcune spese si possono anche intestare ad altre persone. Ah. Okay? Quello è meglio passare sempre. Volevo dire questo io. Di solito queste sono spese altissime. Per cui... Ci sono dei diritti che i cittadini hanno, che se non li sanno sono diritti non esigibili. E un diritto non esigibile non è un diritto. E sono soldi, quello che diciamo sempre, no? Più delle volte. Allora, 0422 427 907. Monica, allora le scadenze? Invece? Sì, prima di ricordare le scadenze volevo anche ricordare un'altra cosa molto importante, perché i messaggi qui dai media magari possono fare un po' di confusione. A casa, siccome anche una persona aveva chiamato giovedì scorso chiedendo la stessa cosa, non arriva a casa nulla, cioè nel senso le persone si aspettano che a casa arrivi a casa per posta una dichiarazione dei redditi, un modello precompilato 730, assolutamente no, non arriva a casa nulla. Quello che in qualche maniera il cittadino deve fare, lo ripetiamo, è rivolgersi alla sede CAF dove si è rivolto l'anno scorso, e quindi i nostri sportelli saranno operativi dal 25 di marzo senza alcun problema, e quindi potete passare. Bisogna essere in grado di farselo direttamente nel sito. A casa non arriva nulla, ok? Già ricordiamo che già i pensionati non arriva a casa il famoso bustone contenente il modello CUD, che si chiamava CUD fino adesso all'anno scorso. Quest'anno si chiama Q, esatto, vedi che Ferdinando è preparato, ha studiato veramente, si è aggiornato. Sono debata. E di conseguenza, voglio dire, questo bustone che non arriva a casa, sappiamo che per gli anni passati ha creato, insomma, non poche difficoltà. L'organizzazione nel suo complesso ci
CGIL, in particolare CAF, lo SPI, si sono sempre adoperati anche l'anno scorso per dare aiuto a tutti coloro i quali avevano bisogno del modello proprio cartaceo, anche poi Giuliana ne parlerà anche in virtù del nuovo ISE, e comunque voglio dire sì, siamo a disposizione. Per quanto riguarda proprio le scadenze, mi ricollego al famoso Q che non arriva a casa. Le aziende e anche l'INPS hanno dovuto entro il 9 di marzo, che è passato da qualche giorno, trasferire i dati per la prima volta quest'anno all'Agenzia Entrate di tutti, praticamente il dato che noi troviamo indicato nel famoso modello che ci viene rilasciato dall'azienda oppure in questo caso dall'INPS, è stato trasferito all'Agenzia Entrate. Cosa succede? Che naturalmente per la prima volta quest'anno i lavoratori hanno anche una sanzione, perché se non riuscivano a trasferire i dati correttamente o comunque entro quella, diciamo, quella data all'Agenzia Entrate, proprio per essere messi i dati a disposizione per il famoso precompilato, sono sanzionati ed è, diciamo, anche la novità, il primo anno, diciamo, per il quale succede questa cosa. Le altre scadenze importanti da ricordare sono il famoso 15 aprile, che è la data dalla quale l'agenzia metterà a disposizione, così ha detto, verificheremo poi in quella data se così effettivamente sarà, i dati appunto di questo, di questa dichiarazione precompilata, sia a noi come intermediari attraverso il flusso, sia se io voglio accedere direttamente con il mio PIN presso il sito dell'Agenzia Entrate. Un'altra scadenza importante da ricordare per le persone, perché non passi inosservata, è la scadenza ultima per presentare il modello 730 quest'anno, che non è più come gli anni passati, 31 maggio, che poi ti ricordi veniva prorogato a metà giugno con e poi magari piccolo con pagamento, piccola, giusto? Esattamente. Quest'anno 7 luglio per tutti. E quindi il 7 luglio scade 7 il modello 730. È la data ultima per presentare. E quindi l'8 chi lo presenta l'8 chi lo presenta? No, non succede? Si può più presentare di fatto. Non è... E cosa succede a questa Bisogna persona? Presentare il modello unico, chiaramente. Il modello unico ad oggi non abbiamo, diciamo, termini diversi di presentazione, quindi dovrebbe rimanere il termine ordinario 30 di settembre. E poi abbiamo tutta, mi ricollego a quanto diceva Pierluigi prima sul visto di conformità pesante, e il fatto di essere in qualche maniera noi più responsabili ancora rispetto a quello che ci competeva l'anno scorso, ma non in termini pratici e di apporto di lavoro, quanto in termini economici per rispondere poi eventualmente della maggiore imposta, oltre che sanzioni e interessi, ci porterà chiaramente ad avviare, perché ce lo impone anche l'Agenzia Entrate, tutta una, diciamo, attività di controlli sulle dichiarazioni. Quindi volevo ricordare alle persone che quest'anno a maggior ragione è necessario portare tutta la documentazione che è stata utilizzata per la dichiarazione, cioè, diciamo, che servirà per compilare la dichiarazione di quest'anno, quindi sostenuta nel 2014 dal gennaio al 31-12, e portare con voi anche le copie della documentazione degli oneri pluriennali, ossia mutui, ristrutturazioni. Ci sono due cose in realtà, due signore che hanno chiamato e che non volevano intervenire ma hanno lasciato la domanda in regia. Io ho risposto prima, ma non volevo aver detto sbagliato. Chiediamo a Giuliano. Allora, chiediamo ai tecnici. Però la prima domanda era quando, se c'è una scadenza per la consegna del Q 2015. Sì, al lavoratore dipendente 28 febbraio. Cioè, entro il 28 febbraio le aziende dovevano consegnare il cartaceo, l'obbligo rimane, permane, e si è aggiunto da parte delle aziende l'invio all'Agenzia Entrate dei dati, ma l'obbligo di consegnare cartaceamente il modello Q 28 febbraio. La seconda domanda che mi hanno passato in un cartaceo è, una signora che non vuole intervenire telefonicamente ha chiesto, cioè lei ha una pensione di 1000 euro, se ne spende 5.000 per i denti, quindi operazioni, quanti può recuperarne? Quanti ne recupera? Il 19%, 2, 4, 6, 8, 10. Quindi il 19% di questi 5.000? Quasi 1.000 euro. Quasi tutti i 1.000. Ma secondo me con 1.000 euro al mese dovrebbe aver recuperato 1.000 euro di tasse, le avrà pagate. Secondo me li recupera tutti. Poi bisogna vedere anche pensionata, se non ha carichi fiscali, se è tutto normale, lei li recupera tutti secondo me. Okay. Deve verificare quando le arriva Giuliana, il CUD se quanto IRPEF ha pagato. In base a quanto IRPEF ha pagato lei può sapere se si recupera tutte le spese, ma secondo me sì, se le recupera. Il 19% dei 5.000, diciamo. 19% dei 5.000. Allora, prima di andare avanti sentiamo un'altra telefonata. Come? Che sono 800 euro. 2, 4, 6, 8, 10, sì più o meno. 800 euro. Allora, pronto, con chi siamo al telefono? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono la signora Carguanica.
Lo so se mi sentite, ho mal di gola. Malanni di stagione, sì, sì, sappiamo. Sì, volevo chiederle, io non ho redditi, ho solo il reddito della pensione, non ho casa e non ho niente. Di solito il mio CAF mi diceva di non fare il 730, perché anche spese mediche, per fortuna, ringraziando, non ho. Quindi io devo richiedere il 730 precompilato o mi basta prendere il CUD? Cosa conviene fare, Giuliana? No, l'unica cosa, signora, la casa dove vive lei è in affitto o in proprietà? Sì, sì, no, in affitto. Se lei, da quel che ho capito, se le dicono di non farlo, vuol dire che il caso di cui dicevamo prima è incapiente. Potrebbe avere diritto, potrebbe recuperare il bonus per l'affitto. Quello non ho diritto neanche a quello. Ma perché lei, no, lei mi diceva che è in affitto, lei paga sì, un affitto. Allora? Io pago un affitto, secondo me, però sì, il mio reddito non mi permette il bonus. Questa qua è una cosa... È una cosa particolare il bonus per l'affitto, perché va a prescindere, è un bonus, non è una detrazione, va a prescindere. Cioè, fine 15.000 euro di reddito sono i 300 euro di bonus, sopra i 15.000, fine 30.000, 300 euro, 150, scusi. Ma a prescindere che lei abbia capienza o no, anche se lei non ha pagato tasse, ad esempio, non potrebbe recuperare le spese sanitarie, può recuperare questo bonus. Io non so se magari per cose particolari il tipo di contratto abbiamo già verificato non ha diritto. Ma se vuole passare gli diamo un'occhiata, perché sarebbero sempre dai 150 ai 300 euro. Ma il mio capo, almeno quello che sono andata gli altri anni, mi ha detto che non ho diritto al... Facciamo così, signora, la prossima volta lei specifichi che ha che paga l'affitto, così vediamo se invece le danno questa opportunità, insomma si rivolga insomma al CAF per un ulteriore chiarimento e specifichi appunto che paga un affitto e che quindi da quell'affitto può avere una detrazione. Ma infatti avevo portato anche il mio contratto di affitto A meno che non sia incapiente, ma non c'entra. Non c'entra. Va bene, grazie, in bocca al lupo signore, intanto accetti... Però il CUD posso prenderlo. Lei il CUD a prescindere, allora l'INPS non lo manda più a casa, sì, se ha interesse o deve scaricarlo, andare da qualcuno a farselo stampare. Sì. La precompilata, se lei non ha né obbligo né vantaggio a farla, non serve che faccia niente. Non so, lei di solito fa anche il RED? Sì, il RED lo faccio ogni anno. Là bisogna verificare quando dovesse fare il RED, il discorso del 730, se ha obbligo o non ha obbligo, vantaggio o non vantaggio. Comunque secondo me da quel che dice lei, se non è per il bonus dell'affitto non dovrebbe fare il 730. Giuliana, signora, ad esempio ai nostri iscritti allo SPI che hanno il RED, per sicurezza, per tutte queste norme ancora incerte, noi gratuitamente facciamo il 730 e li mettiamo a riparo anche per il futuro. Quindi se lei è la nostra iscritta... vuol farlo, può farlo addirittura gratuitamente, insomma, se ha quelle condizioni. Però venga a trovarci in un CAF della CGIL che verifichiamo la situazione, non si sa mai. Bene, grazie signora, buona giornata e bocca al lupo. E da ricordare, Giuliana, io prima sbagliavo che non è da quest'anno, perché pensavo che da quest'anno le case popolari c'è la novità. Là parla di alloggi sociali. Meglio. Una cosa un po' particolare, è il caso che era venuto fuori per la TASI qua qui a Treviso, perché è difficile definire alloggi sociali. No, c'è questa novità comunque, il bonus affitti, diciamola, poi l'approfondiremo. Il bonus affitti è, penso sarà 4-5 anni che c'è, ci sono una serie di possibilità di usufruire di questo bonus, è un bonus perché come dicevamo non è una detrazione. E la detrazione va in percentuale e il bonus invece è fisso. Questo è un bonus? Un bonus, è fisso per tutti, non è in percentuale come le spese mediche. È diversi anni che c'è e ne possono usufruire, a prescindere chi ha abitazione principale, le giovani coppie dai 20 ai 30 anni, chi ha variato residenza per motivi di lavoro e varia a seconda della tipologia, può essere dai 150 anche ai 900 euro. È una cosa interessante. Che magari non tutti conoscono. Sì. Allora, invece un'altra cosa che mi incuriosiva, non sta andando molto bene, mi pare, la cosa del TFR. Ho letto alcuni dati, non sono in tanti a prenderlo, ad accettare questa parte. Ci voleva tanto.
Ha capito. Invece per la questione della tassazione? Ma certamente l'idea in sé. Cioè non è vantaggioso perché mi vengono adesso i soldi subito in busta paga, però li tasso. Tu puoi, no? Un po' di più. Puoi prendere prima il TFR, ma se non ti fanno la tassa marginale com'è nel normale TFR e ti tassano l'aliquota marginale che hai, è indubbio che non conviene. Quindi di che ci si meraviglia? Lo fa chi proprio ha bisogno, paga più tasse per avere immediatamente quattro soldi, ma insomma, potevano fare una tassazione separata come nel TFR. Come funziona, tra l'altro, la differenza, ti ricordi, di tassazione? Io vado a memoria, a fine carriera, diciamo... Sì. Viene fatta una media è una tassazione separata. Sì, è una tassazione separata, però viene fatta tassato, una media sulla tassazione... Non va a sommarsi al reddito. Capito? Sì. Se tu hai il 23 no, come aliquota marginale o anche più alta, il TFR paga quella tassa. Invece in tassazione separata, adesso non mi ricordo più che percentuale sia, paga molto meno. Tutto qua. Sì, viene fatta una media degli ultimi 3 anni. Sia più conveniente a tassazione separata che non. Certo. A parte che poi viene fatta la riliquidazione dopo tasse. Un po' d'anni. Perché devo prendere il TFR se devo pagare più tasse? Aspetto più in là. Dai, è una diciamo roba che anche un risvolto quest'anno sull'argomento di cui deve parlare un attimo Giuliana adesso, perché chiaramente se io ricevo mensilmente una piccola quota che va a sommarsi al reddito che comunque io percepisco ogni mese per il mio stipendio, chiaramente il mio stipendio mensile aumenta. Quindi aumentando quello stipendio mensile, chiaramente il mio reddito complessivo annuale che poi va dichiarato si alza. Influisce eventualmente su quello che adesso Giuliana spiega per richiedere prestazioni, naturalmente essendo più alto, corro il rischio magari di non poter accedere ad alcuni benefici che fino insomma, all'anno scorso... Insomma, raccontata così sembra una doppia fregatura, insomma, in qualche maniera. Va dentro nelle lise. Esattamente. Allora, Giuliana, prima di tornare a te, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, sono la signora Baldan, chiamo da Stra. Prego, signora Baldan, prego. Senta, una cortesia, allora mia mamma ogni anno fa il RED perché non ha la casa di proprietà e vive in una casa ATER. Quindi, e avendo anche la pensione minima solo di 500 euro. Quest'anno c'è la scadenza come l'anno scorso, cioè come il 7 luglio, come il 7.30, oppure c'è un'altra scadenza? No, di solito il RED ha scadenza diversa dal 7.30, dovrebbe essere il 30 giugno. Le dico in linea generale, le indicazioni ho guardato proprio l'altro giorno, non sono ancora state pubblicate nel sito dell'INPS, però dovrebbe rimanere quella, a prescindere che poi ogni anno, per il fatto stesso che non viene più mandato il bustone, ci sono delle proroghe, anche quest'anno addirittura dal 30 settembre, poi siamo andati a ottobre e gli ultimi li abbiamo chiusi in seguito a delle proroghe fatte dall'INPS il 15 febbraio. Perché di norma dovrebbe essere, all'inizio era 30 aprile, 30 giugno, quest'anno le dico abbiamo terminato con febbraio. Provi a vedere non i prossimi so se giovedì. Sì, sì, appena lo sapremo lo diremo sicuramente. I prossimi giovedì, signora, siamo sempre qui noi. Sì, grazie. Posso, già che sono in linea, posso fare un'altra domanda veloce? Sì. Cioè, non lo so, quant'è nel tarifario? Lo può fare un'altra domanda? Non lo so. Faccia, signora. Sì, grazie. Senta, io sono in affitto, quindi penso che pago 500 euro al mese di affitto. Ho diritto al bonus in base al reddito, mi sembra. Sì, bisogna vedere se che reddito ha lei. Io lavoro poco, un part-time, mio marito. Siamo comunque sotto i 24-25 mila euro lordi. Sì, potete. Se il contratto è cointestato, ognuno in base al suo reddito avrà. Se lei, ad esempio, ha un reddito basso, forse lei è incapiente e ve lo dovete dividere comunque. A seconda, se lei ha diritto ai 300, sarà diviso 2 e prende 150. Se suo marito è superiore ai 15.000, lui dovrebbe avere diritto ai 150, diviso 2 prenderebbe i 75 euro. Ah, ho capito. Quindi meglio, calibrarlo sulla... Le verifiche. Scusi, lei invece non... Ma non è signora, possibile le detrare. Chiedo una cosa, da quant'è che è in affitto, da sempre? Vada, entriamo in una spirale che non ne vengo più fuori. Però sapeva di questo bonus. È abbastanza tempo, non riusciamo a comprare casa perché... Certo. I PM. No, infatti chiedevo appunto per la casa, siccome io ho un terreno che ho ereditato da mio suocero, che il comune di Fiesa ha fatto edificabile, io pago tanto IMU e TASI, perché ho pagato 2.500 euro tra IMU e TASI l'anno scorso, ecco perché non riusciamo a comprare niente, tra affitto e quello mi spennano. Non sono detraibili l'IMU e la TASI dalle tasse, no, vero? Non hanno ancora fatto il no. Però ci abbiamo provato, via. Magari. Va bene. Posso aprire una parentesi? La signora può, in merito grazie, alla TASI. Signora, buona giornata. Grazie mille. Ha scoperto una cosa importante, insomma, di questo bonus per l'affitto, credo che... No, apro una piccola parentesi. Cioè,
Sulla TASI posso dire? Sì. Perché è una cosa che volevamo ricordare oggi, noi in campagna abbiamo avuto, e anche dopo fine anno, visto che la TASI si è protratta fino a fine anno e oltre, abbiamo avuto pochissime persone in affitto che sono venute a fare la TASI. La TASI la devono pagare anche i locatari, certo. Sì. Infatti ho detto bisogna che ci ricordiamo. Che si è perso, che qualcuno la signora l'ha pagata, ma secondo me o che si sono arrangiati i proprietari per paura di avere una rivalsa, se la sono fatta fare anche per l'inquilino, però ne abbiamo avuti pochissimi. Si vorrei ricordare che poi magari fra qualche anno non gli arrivino le cartelle, che anche chi è in affitto deve pagare la TASI. Mentre l'IMU è una tassa sull'immobile, la paga solo il proprietario, la TASI la pagano in percentuale sia il proprietario che l'inquilino. Allora, mi dicono che c'è un'altra telefonata, la sentiamo subito Monica, poi passiamo al nuovo Isè perché sennò non lo spieghiamo e ci perdiamo come sempre. Allora, le risposte. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io sono Giada, chiamo da Trieste. Ah, buongiorno Giada. Volevo chiedere, io ho una bambina che è disabile e prende la pensione di invalidità, però l'altro anno non ha preso tutti i soldi dell'invalidità. Io dovrei dichiararli oppure no? Allora vado? Sì, vai. Signora, abbassi il volume del televisore, se no non ci sentiamo. Ascolti Giuliana dal telefono. Prego. Sì, perché mia figlia ha tolto il telecomando, scusi. Dove l'ha messo? Vabbè, se ci sta guardando anche sua figlia, va bene, dai, via. E sei di là in salotto a guardare. Accettiamo i disturbi. Esatto. Prego, Giuliana. Allora, l'invalidità è un reddito esente, però quest'anno è una delle novità che rientra nell'ISE. Nell'ISE va dichiarata come reddito a tutti gli effetti. Apro una parentesi comunque, visto che il che è uno dei nodi, mi pare, no? Più sì, contestati dalle associazioni della disabilità. Sì. C'è stata l'associazione il che ha fatto del Lazio, l'associazione Mamme Disabili, mi sembra, del Lazio, ha fatto un ricorso al TAR del Lazio che ha anche vinto. Mi sembra il 10 febbraio c'è stata l'udienza. E adesso siamo in attesa di capire cosa farà il Ministero del Lavoro in merito. Perché cosa vuol dire tecnicamente? La signora riceve il bonus, lo deve dichiarare nel nuovo ISEE, e cosa vuol dire? Che gli aumenta il reddito. Perché rischia di perdere come dicevamo prima, esatto, anche il reddito che sale. Anche l'invalidità, tutti questi tipi di... Sì. L'assegno sociale. Prego signora. Sono diventata... Pronto, mi sente? Sì, dica pure. Io sono praticamente senza lavoro da 2 anni, per via che per stare dietro mia figlia, fargli le terapie giuste, perché è da una parte un po' incivile questo mondo, ecco, diciamo così. Io avevo chiesto anche la domanda di accompagnamento, però me l'hanno rifiutata. Purtroppo mia figlia è disabile al 100% perché è autistica. E io ho chiesto come mai e tutto, però mi hanno detto no, perché o prende l'invalidità civile oppure prende l'accompagnamento. In questo caso magari ha provato a chiedere a un patronato, signora, immagino che queste risposte gliele hanno date un patronato, quindi tecnicamente immagino abbiano verificato bene la situazione, le abbiano dato delle risposte certe, era solo una conferma. Alla fine ho scoperto che era tutta un'altra cosa, perché non mi hanno spiegato bene che dovevo portare anche la relazione del mio medico di base. E mi hanno detto, signore, è stata rifiutata la domanda, non gliela accettano. Ma c'era un motivo. E adesso non so se mi rimborseranno da 2 anni questa cosa dell'accompagnamento. Sì, sì. Allora, signora, che questa cosa sia incivile, io sono assolutamente d'accordo con lei. Io le posso consigliare questo anche perché per TV ogni caso qui va analizzato. Bisogna andare al patronato Inca a Trieste. Lei è di Trieste, mi pare. Sì, no, non mi ricordo la via, signora, però ho capito, ci ha detto dove è andata. Sì, sì, ho capito. Bene, ritorni lì, perché anche quando non accettano, normalmente in questi casi si fa i ricorsi, si deve ricorrere. E poi danno gli arretrati se si vince. Bisogna vedere il caso specifico, i diritti che ha, ma lei non molli, insisti, insomma, proprio perché queste civiltà vanno combattute. Insisti e torni, però lì è più il patronato Inca, non noi che facciamo gli aspetti fiscali, ma il patronato Inca che deve vedere bene sta cosa. Bene. Sì, ma essendo che mi fanno fare da 2 anni su e giù, non capisco più dove devo andare. Allora, dato che parlavamo dell'ISE e tutto, e devo dichiarare anche questi soldi, che non ho neanche preso gli altri soldi che dovevo prendere. No, ma per l'accompagnatoria queste cose qua, lei va dal patronato.
oltre alle associazioni che ci sono, ma vada al patronato ed insista, insomma. Aspetti, una domanda velocissima, poi dobbiamo chiudere, Giuliana. No, signora, resti lì. Una cosa velocissima, ci sono altre persone nel nucleo che hanno reddito, signora? O è solo lei? Nessuno. No, perché parlando di ISA, a prescindere dal fatto che l'invalidità civile rientra, se non ci sono altre persone che hanno reddito, lei provi a fare ISA, ci sono tanti contributi, agevolazioni a livello regionale, a livello comunale, anche a livello nazionale, magari anche solo l'assegno di sollievo, visto che mi sembra che ha una situazione un po' particolare, magari possono essere un aiuto economico in più. Però lei provi a fare l'ISE se ha la bambina con l'invalidità al 100. Signora, facciamo così. Allora adesso lei lasci, credo i ragazzi abbiano già il numero di telefono. Siccome sa che noi siamo ovunque, siamo potentissimi, abbiamo risolto... Tu vai a Trieste. Esatto, adesso vado a Trieste, ci vediamo più tardi. Lei lasci il numero di telefono, io contatterò l'assessore Famulari. Vediamo cosa fare, va bene? L'abbiamo persa. Avete messo giù? Vabbè. Grazie signora, buona giornata. Allora, credo che siamo già fuori coi tempi come al solito e la colpa soprattutto è di Luigi. Non ho parlato niente io oggi. Beh, insomma, no, l'ha detto Monica. No, che devo ho parlato. Allora, no, Monica, parliamo del nuovo ISEE, almeno dai Giuliana. Cosa, esatto, non riusciamo mai a parlare. Allora, almeno due cose per chiarire cosa cambia, no, quali sono le problematiche. Una l'abbiamo scoperta anche adesso, sì. No, il tema della disabilità. Poi? No, la cosa importante che bisogna sapere in merito al nuovo ISEE, mentre prima venivano da noi e gli facevamo subito il calcolo, adesso il calcolo fra virgolette è indifferita, perché appunto il reddito dell'invalidità civile, l'accompagnatoria ad esempio, non è un reddito che mettiamo noi nel calcolo dell'ISE, noi mettiamo una serie di redditi dentro quando andiamo a elaborare la domanda e una serie di redditi o di informazioni le inserisce l'INPS dai suoi archivi e da quelli dell'Agenzia delle Entrate, per cui viene mandato un flusso con alcuni dati mandati da noi e altri li aggiunge l'INPS e l'Agenzia delle Entrate e dopo 10 giorni noi abbiamo il calcolo, l'attestazione indietro, per cui solo quando noi abbiamo indietro l'attestazione possiamo sapere se una persona ha diritto o no a un'agevolazione. Ah. E quindi la cosa che chi ha necessità di fare l'ISE deve sapere da quest'anno è che non può venire oggi se ha la scadenza oggi o domani, ma deve prendersi per tempo, perché i tempi si sono prolungati e le liste d'attesa purtroppo anche. E poi c'è il tema della validità, giusto? Sì, la validità, mentre prima la validità era annuale, a prescindere dal momento in cui se io lo facevo il 10 settembre mi scadeva il 9 settembre dell'anno dopo. Adesso hanno tutti un'unica scadenza e scade per tutti il 15 gennaio 2016. Quindi, a validità di un anno per tutti, anche se io la faccio il 31 dicembre mi scade il 15 gennaio dell'anno successivo. Cioè ti scade successivo. Dopo 15 giorni? Sì. Poi la cosa importante, forse avevamo provato a accennare l'altra volta ma abbiamo avuto tantissime domande, mentre prima il calcolo era unico, adesso il calcolo fra virgolette è personalizzato in base al tipo di prestazione a cui voglio usufruire. Per cui quando una persona viene da me, prima di iniziare a fare il calcolo, devo chiedergli a cosa gli serve, perché c'è l'ISE per minorenni, sociosanitaria, l'ISE ordinaria e questo complica ancora di più le cose perché in base a quello che devono fare io dovrò chiedergli dei documenti o delle informazioni diverse di volta in volta. Allora, mi dicono i ragazzi, colpo di scena che possiamo andare avanti ancora qualche minuto, quindi siccome abbiamo ricevuto tante telefonate e alcune altre sono in linea, tra poco le passiamo, c'è però i dati da inserire del nuovo ISEE, c'è un riferimento in particolare ai redditi anche, sì, che è quello che avevamo detto, già accennato. Quello, però... poi ci sono anche altri redditi, a parte l'accompagnatoria, ad esempio le attività sportive dilettantistiche, ci sono tutta una serie di redditi esenti che non o a imposta sostitutiva che non venivano considerati. Ad esempio un reddito che prima non veniva considerato parzialmente nell'ISE è l'incremento della produttività che è soggetto a imposta sostitutiva e invece adesso mi fa reddito totalmente. Se ad esempio all'interno del nucleo ci sono 3 persone che usufruiscono dell'incremento della produttività. Cosa vuol dire? L'incremento della produttività. Allora, ci sono delle situazioni, casistiche, no? Che cosa? No, per usufruire dell'incremento della produttività ci sono degli accordi aziendali, ok? Che consentono di usufruire di una tassazione agevolata su un importo per il 2014 di 3.000 euro. Quindi quei 3.000 euro non mi vengono considerati come reddito, ok? Ma mi vengono tassati a imposta sostitutiva del 10%, non mi vanno con l'aliquota ordinaria. Ad esempio, se io è un po' complicata, però... Però rientrano nell'ISE. È un'agevolazione, ok? Questo qua mi rientra nell'ISE. Se io ho 3 persone che hanno usufruito dell'incremento produttività, sono 3, 6, 9 mila euro di reddito in più che io ho.
Sì. Ad esempio la VS Svizzera va dentro, la pensione svizzera, che cioè, era un reddito esente, non mi viene considerata. Se è stato un modo per fare chiarezza, avere una fotografia reale di quello che è, no? Diciamo, il reddito, l'introito di una famiglia, o in realtà è stata una furbata poi per andare a togliere tutta una serie di agevolazioni? No, c'è stata molta gente che aveva approfittato dell'ISEVEC. C'è stati i furbi, come sempre, noi siamo bravissimi a fare i furbi, e hanno fatto un sistema per bloccare i furbi. Il rischio è che questo sistema, se non si alzano i tetti, perché poi vada a colpire, poi vada a colpire chi ha effettivamente bisogno, anche per la complessità. Comunque, al di là di entrare poi in tutti i meriti, che Giuliana sa molto bene, è bene che vengano da noi. Adesso, a parte partirà la campagna, siamo presi per la gola con tutte le cose che dobbiamo fare. Però è sempre bene fare l'ISE, rivolgersi al CAF e farlo, che così verifichi. Mm-hmm. E costa? No. Il cittadino non costa farlo, costa per il CAF. Nel senso che ci pagano una stupidata per fare un lavoro di 45 minuti, ci danno dagli 8 ai 12 euro. Ti ho detto che siamo i nuovi sfruttati dello Stato. Sì. Se lo Stato dovesse fare l'ISE il posto nostro, gli costerebbe 20 volte di più. Allora, oggi siete, credo, vabbè, c'è un'altra telefonata, mi dicono da Mantova, è vero? Pronto? Mantova? Sì, non so, sì, oggi pronto? Tutto il nord, pronto, tutto buongiorno. Il nord sta guardando oggi la trasmissione. Di dov'è? Da Mantova? Mantova, sì. Signora, anche lì ci prendono. Come si chiama, signora? Mi chiamo Giovanna. Prego, Giovanna, dica. Niente, io volevo sapere, siccome io ho due casi in casa di malattie, molto, diciamo, un'epatite C e un tumore, io faccio l'ISE, non lavoriamo nessuno dei due, non lavoriamo, io e mio figlio praticamente. Adesso io quando vado a chiedere qualcosa, tutti mi dicono, hai la casa, ma io sto pagando un mutuo. Non è mia la casa, allora non ho nessun aiuto da nessuno, è giusto questo? Allora, aspetti, signora, resti lì, eh? No, ma lei ha la casa, però il mutuo può detrarselo lei per la casa? Lei il mutuo residuo al 31-12 di solito glielo ha portato? Sì, ma non mi fanno fare, io non faccio neanche 7.30, l'unico, non faccio niente perché io non ho nessun reddito e un paio di volte mi hanno detto di non fare nessuna dichiarazione di reddito, sì, o che cosa. Capiente, non ha reddito? No, ma non c'entra, a prescindere se non ha reddito. Ma l'ISE è una cosa a parte. Esatto. Secondo me lei, facendo l'ISE, avendo solo la casa, dovrebbe avere, a meno che non sia una villa con rendite altissime, secondo me lei ha diritto a diverse agevolazioni. Esatto. Ha una villa, io Giovanna? Non ho una villa, ho una casetta monolocale, praticamente a Mantovino. No, no, allora signora, ascolti, oggi ha scoperto una cosa nuova. Faccia l'ISE, giusto? Sì, l'ISE, sì, e perché poi c'è la possibilità di avere agevolazione, contributo. Sì, no, gli vengono, se il valore della casa è 100.000 euro e ha un residuo di 50.000 euro, glielo tirano via. E poi in percentuale il 20% del patrimonio mobiliare, non è che glielo considerano per... Ma avendo anche dei soggetti in famiglia, comunque con handicap, ha comunque un coefficiente poi ridotto, quindi... Ma chi gli ha detto sta roba, signora? Mi dica. Chi gli ha detto che non ha nessun diritto? Ma quando vado in comune mi dicono tutti non hai nessun diritto perché la casa, perché è questo, perché è l'altro, ma io non ho niente. Vada in CGL a Mantova, signora, c'è la CGL in Mantova, no? Vada lì al CAF della CGL di Mantova. Bene, e gli Giovanna. E gli dica che ha parlato con la CGL di Treviso. Ecco. Per TV, per televisione, con il CAF. Giovanna, dobbiamo salutarla perché siamo già fuori tempi. Intanto ho scoperto una cosa importante, insomma, quindi ne approfitti, mi raccomando. Certo, grazie, buona giornata. Mille. Questa è una, insomma, è una scoperta, diciamo, da parte della signora Giovanna. Un'altra è quella del bonus degli affitti che abbiamo ricordato prima, quindi insomma, attenzione, approfittatene ogni giovedì. No? La scoperta che facciamo ogni giorno, pur sapendola, pur aver fatto... Io in tutta la mia vita questo mestiere di sindacalista è anche scoprire ogni giorno quanta gente che sta male e quanto è lasciata sola. E questa è una grande tristezza per il nostro paese. Abbiamo sentito anche la signora di Trieste prima, insomma, mi sembrava che questo fosse un po' il suo segnale. Allora, ci rivediamo giovedì prossimo? Allora, grazie Giuliana, Monica e per Luigi Cacco. Ci rivediamo giovedì prossimo, parleremo dell'ISE, ci proviamo. Un travaglio. Va bene, i telegiornali in onda a partire dalle 18.30. Grazie, buona giornata.